Bentornati in Bomber Crew. Abbiamo ancora qualche soldo da spendere, forse, ma se non ricordo male avevamo anche guardato la possibilità di migliorare i motori. No, i motori sono già tutti Mark II. Le torrette, questa costerebbe 2006. Potremmo andare sulla mid-upper. No, la mid-upper è già stata portata alla Mark II. Portiamo quindi la torretta di coda a Mark 1 con ammo feed o Mark 2. No, le porterei tutte alla Mark 2 prima di andare con l'ammo feed, perché mi sembra di avere un po' di problemi ad abbattere gli aerei che ci troviamo contro. Bene, più o meno abbiamo speso tutto. Andiamo al briefing. Abbiamo tre missioni, una ad alto rischio qua di fronte, oppure quella che effettivamente è ad alto rischio ed è una missione critica che possiamo aspettare, e una a medio rischio e a media durata. E andiamo su questa. Continuiamo a provare a livellare un po'. Ok, il nostro aereo è pronto. Sentiamo il pilota, decolliamo. E quindi tiriamo su il carrello. Potremmo portarci a media quota, dato che non ci sono nuvole per il momento. Abbiamo visto che ad alta quota abbiamo ancora problemi con il freddo. A media quota penso di no. Ecco, ora siamo già sopra un po' di nuvole, come al solito. In realtà sembra sempre che in questa fase riusciamo a bombardare solo a bassa quota, cosa che peraltro in un certo senso è anche realistica, se siamo nella prima fase della guerra. Ok, siamo nelle nuvole. Sembra che ci siano problemi all'impianto elettrico, che vado immediatamente a riparare. Ok, siamo ad altitudine media. Il nostro allegro aereo con la faccina sorridente. Continuiamo la navigazione. L'impianto elettrico ha sempre questa grossa tendenza a rompersi. Ok, abbiamo già il cartografo con un po' di problemi di freddo, quindi sinceramente a questo punto mi riporterei a bassa quota. E vediamo che Clark sta subito meglio e ci dà un altro obiettivo. Fortunatamente non abbiamo ancora incontrato resistenza, ma mi aspetto di incontrarla a breve. Siamo quasi sull'Olanda. Eccoci qua. Enemy spotted. Non li vedo. Dovrebbero essere perfettamente a tiro delle due mitragliatrici migliorate. Siamo anche in piena contraerea.
Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per migliorare la possibilità di salire ad alta quota, se non altro per la contraerea. Essere attaccati contemporaneamente dai caccia e dalla contraerea è certamente qualcosa. Grant è effettivamente sulla mitragliatrice, stavo verificando. Anche se a breve dovrà probabilmente passare alla posizione delle bombe. Ok, abbiamo finito i colpi in coda. Andiamo a rifornire. Sembra di aver visto del fuoco, ma... Ecco il bersaglio in vista, un po' vicini. Vediamo se riusciamo ad aprire le porte. Un po' in ritardo probabilmente, ma siamo riusciti a distruggere. A questo punto possiamo tornare alla nostra posizione. Allora, innanzitutto rotta verso casa e quindi andiamo a marcare immediatamente i cacci in arrivo, che cominciano a essere veramente tanti. Ok, non sembra esserci nessuno. Abbiamo un incendio su cui penso che possiamo usare gli estintori. Abbiamo perso il motore, forse due motori addirittura. Portiamoci a quota media e mi sono dimenticato, come al solito, di chiudere i portelloni. Allora, comincia ad esserci troppa roba da fare. 1, ok, quindi i portelloni e quindi abbiamo un po' di riparazioni da fare. Allora, close doors, questo, quindi riscendiamo, quindi bersagli sono già a tiro. E quindi proviamo a riparare quello che c'è da riparare. Questo pezzo qua, che era effettivamente l'ossigeno. Abbiamo un altro motore in fiamme, un aereo non a vista. Problemi un po' ovunque. E abbiamo un ferito. Allora, questo non può. Allora, ok, vediamo se riusciamo a levarci da questa fila di problemi. C'è un suspicious site in Belgium che non possiamo far nulla, dobbiamo anzi riparare un po' tutto. Partiamo con questa riparazione.
Vediamo se riusciamo a toglierci di mezzo. Curiamo questo invece può provare a curarsi. Intanto dovremmo essere arrivati vicini. No, quello non è l'obiettivo. Ok, a questo punto tu ripara questo, tu ripara questo, tu torna alle munizioni. Forse ce l'abbiamo fatta, Reconfortos non mi interessa. Gli aerei sono tutti in vista. No, questo non è tornato da solo a sparare, neanche questo. Anche questo ha bisogno di altre munizioni. Questo ha bisogno di altre munizioni. Oramai l'aereo è sul distrutto andante. Questo punto di navigazione. Ci sono probabilmente tre aerei da marcare. Uno, due e tre. E addirittura quattro. E mi sa che non abbiamo più motori. Quindi a questo punto c'è un lower gear emergency landing. E ho paura che... Allora, abbiamo colpito return to base failed. E vediamo chi è sopravvissuto. Un missing in action. È tornato almeno flaming. È tornata anche Brenda. Sono tornati quasi tutti, fortunatamente. Per il momento solo il pilota non ce l'ha fatta. Il bomber dovrebbe essere migliore e anche lui ce l'ha fatta. Perfetto, abbiamo avuto solo una vittima. Ma certamente cominciamo ad avere grossi problemi a completare queste missioni. Continuiamo. Allora, usciamo dal debriefing e a questo punto dobbiamo reclutare un altro pilota. Ne abbiamo tre a disposizione. Questo è di livello 1 con 100 speed, che non ci interessa molto. Questo è un livello 2 con una resistenza termica. Questo ha un minimo di sopravvivenza a terra, cosa che può essere utile.
E questo è un livello 1. Direi di andare sul livello 2 e andare a dargli un po' di Krugier originale. Allora, Basic Pilot 7 gli dà più 2 di armatura, più 1 di resistenza alla temperatura, 4 di sopravvivenza, 4 di sopravvivenza in mare non è molto utile. Basic Armor 7 gli dà più resistenza armored, equip. Perfetto. Allora, su Flaming potremmo cominciare ad andare tutti a fare un po' di elmetti. Equip to all. Yes, perfetto, un elmetto a tutti. L'ossigeno. Però il problema è la temperatura in questo momento. Però dovremmo andare anche a vedere l'aereo, che non ho ben presente se a questo punto questo terzo aereo è ancora tutto da aggiornare. No, e fortunatamente rimane un aereo con più o meno quello che avevamo già fatto. Le torrette non sono ancora aggiornate. Quindi mettiamo effettivamente, però non so effettivamente una cosa, se allora, i rack mi sembrano a posto. No, qui devo mettere due equipment rack, install e gli metto due di questi. Ok, e ci siamo già spesi tutto. Andiamo a vedere il briefing. Andiamo a vedere il briefing. E nel briefing abbiamo due missioni a medio rischio e la missione per continuare. Queste penso che siano tutte missioni di più corta durata con un asso. E direi che a questo punto, per questo episodio, ci fermiamo qui e nel prossimo episodio andremo a fare una di queste due missioni contro l'asso. Al prossimo episodio!